il solito Torgente a firmare l'1-0 della Locomotive di Vomero contro Iacchè, uno scontro importantissimo per entrambe le squadre. I Locomotive di Vomero vengono da un momento un po' buio del campionato della Serie C, dopo aver condotto gran parte dell'andata. Adesso sono attraversando un momento un po' difficile. Iacchè invece in netta ripresa, questa si crede sia una delle partite più belle della giornata. E Nicolella intanto a battere il fallo laterale per il portierone De Luca, che è un po' confuso, lascia la palla in fallo laterale. Diorio sul pallone, orizzontale per Iorio, per Ferraro che si gira e lambisce il palo, il suo destro. De Luca per Nicolella che stoppa in qualche modo, combatte con Ciranna che lo supera con un rimpallo. Il solito Ciranna che passa per Simone Ferraro, per un numero di gambe, la spunta tenore. Buono l'appoggio di Ferraro per Iorio, ma viene anticipato da Fredo Chiurazzi, in prestito con diritto di riscatto fino al 2012. Pedro Vitello, un destro in topspin, prova a tenere in mezzo l'avversario, il compagno Ciranna, ma la palla viene deviata da Fulvio Sorgente. Poscio Ciranna sul pallone a battere il calcio d'angolo. Il portiere De Luca organizza la difesa. Buona palla per Ferraro che perde il pallone tra le gambe degli avversari. Luca Tenore allarga per Nicolella che ci arriva in qualche modo, miracolosamente, ma si trascina una palla fuori. Vitillo ancora sull'out sinistro. Sorgente salta Iorio, prova a saltarlo ancora. Fratenore, lungo linea per Nicolella che probabilmente si è spinto troppo in avanti. Seguiamo quest'ultima azione. Quando è Luca Tenore a lasciare la palla al capitano Nicolella. Tonina, torniamo. La palla per Fulvio Sorgente. Buonapoglio esce. Appoggio di Sorgente per Nicolella che si trascina la palla in avanti. Carica il sinistro. Un po' strozzato e la palla finisce sul fondo. Interrompiamo qui il nostro collegamento.